Buongiorno. Buongiorno. Allora, stiamo facendo due passi prima di partire verso sud a Calix. Siamo a Calix, è una cittadina sul fiume Calix, mi sembra che si chiami. E poi c'è anche Over Calix, che è quella su in alto che si incrocia quando arrivi da Kiruna e dove ci siamo fermati l'altro anno. Ieri sera abbiamo fatto così due passi per muoverci un po' e abbiamo trovato un posto dove, vabbè, il paesino. Il posto di qua. Sì. Il paesino è piccolino, niente di che, ecco, diciamo così, niente di particolare. È classica cittadina di provincia svedese. Ieri sera alle 7 non c'era nessuno in giro, c'eravamo solo io e qualcun altro, che adesso vi faremo vedere. Eccoli qua, chi c'era? Vai un po', vai, 3, 2, 1. Manza Tunz. E visto, fantastici. E quindi abbiamo poi visto questo localino qua dove fanno il caffè e il brunch, e quindi magari adesso andiamo a vedere di fare una colazione un po' più abbondante. C'è tutta la memorabilia qui. No, solo 20. Carino. Il tavolo c'è, espresso. Però è scelto un bel tavolo. Questa cena è carina, ma com'è? Buono? C'è l'occhio di gamberetti che hanno qua. Li hanno solo qua. Ma vedo una roba simile all'Ikea. C'è da me? Sottovoce, perché il locale praticamente è, vabbè, sono stato, non dico pieno, però non si sente rumore, sentiamo solo noi. A un certo punto sentivano solo noi che parlavamo. Vabbè e viva il brunch. Sì, perché qui li chiamano e vengono vanno a prendersi le cose, però noi hanno capito che non ce la potevamo fare, ce l'hanno servito. Vai da pure, grazie mille, salve, alla prossima. Allora, abbiamo appena imboccato la strada 616, che dovrebbe essere una strada panoramica che passa in una zona molto rurale, carina, dove si può trovare prodotti locali. Sì, la cosa interessante è che il simbolo della strada 616 ricorda la Route 66, la famosa strada coast to coast degli Stati Uniti, che noi abbiamo fatto. E adesso qua mettiamo una foto di quando eravamo giovani, che abbiamo fatto la Route 66. È giurassico. È giurassico, cioè nella seconda guerra finita. Perché l'abbiamo fatta? Nel 2005, 2006. 2006, quando l'Italia ha vinto i mondiali, me lo ricordo. E quindi adesso qua foto della Route 66 original, quella coast to coast. Do do do.
Nordica, però perché a parte il freddo, vabbè, noi l'abbiamo fatta d'estate. Guarda. No, figata, bellissimo. Versione diciamo nordica, perché invece delle bandiere sulle case, delle bandiere americane, c'era ovviamente la bandiera svedese. Non conosco questa marca di trattori, ma non sono John Deere. Sei Ferguson, sì, sono americani. Guarda quello lì è vecchissimo. Sembra un trattore di Cars. Sì. Tu ti sei vestito a tema oggi? Sì, sono agricola, vedi? Questo che mezzo è? Qualcuno me lo spieghi. Stranissimo. Monocilindrico, eh. Per noi è la fine. In realtà sarebbe l'inizio. Di fare da qui, Gabbik, giusto si chiama, sì. Che è nei pressi di Lea, fino a Boden, dove finisce, noi l'abbiamo fatta al contrario. E qui c'è l'insegna. L'insegna che adesso fotografiamo. Hai visto che strane lupi? Sembra una maschera di un fantasma. Sono le nubi svedesi. Abbiamo aperto questo pesce che è affumicato, ci hanno detto che è pescato qua nel Guarda Baltico, non qui vicino, no, qui, ma un po' più in là. Questa specie di area che qui in sosta, che ci sono questi, la testa di legno, e dove vendono dei prodotti, tra cui questo pesce che ci ha incuriosito, quindi stasera lo troveremo. Ho fatto anche la foto, lo mettiamo qui. Sì. E insieme ci ha dato la salsina e il pane tipico. Non è da cucinare, esatto, è affumicato. Speriamo non sia troppo, perché vabbè, era 700 grammi dato. No, troppo affumicato. Ah. Sai che a me l'affumicato è troppo affumicato. Non mi, diciamo, sì, non ti piace troppo. Però dipende, tipo il salmone affumicato ti piace. Comunque questo è un posto carino. Carino ed è lungo, ben te, un autogrill. Sì, è una specie di autogrill rustico, non saprei come definire. Guarda le casette in giardino. Guarda, c'è anche l'amaca. Casetta con garage. Anzi, ce n'è anche altra. Che bella spiaggia. C'era anche qualcuno prima che faceva il bagno.
Sì, noi abbiamo il Piper. Noi siamo vestiti così. Latini. Allora, là abbiamo trovato un parcheggio con Par Fortnite. Siamo grosso modo a sud di Umea. Sì, 15 km a sud di Umea. Poi di qua praticamente c'è il mare e di là c'è un laghetto. C'è questa area sosta. In realtà vicino c'è un campeggio. E poi c'è l'area sosta e prima ancora ci sono dei parcheggi per le auto per venire appunto in spiaggia. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Umea, vedi, Umea, comune di Umea, vabbè, ma qui sappiamo che i comuni sono enormi. Quindi poi si fa questa piccola passeggiata. Oh, bene. Silvestro là. Noi proseguiamo di qua. Quanti campi siamo? 3 o 4? Oh. 1, 2, 3. Quelli là ho visto che hanno tutta l'attrezzatura per il golf, perché qua vicino c'è un campo da golf. E probabilmente dormono qui. Questo non è un campeggio. Adesso l'abbiamo capito. Questo è il golf club e qualcuno che gioca a golf viene qui e si posiziona. Vedi? Un piazzole. Vedi, madonna, cioè, è abbastanza fisse. Ma che da balutte. Vedi? Vedi, io non ho mai visto. No, neanche. Magari è una roba abbastanza normale. Col cestinello, vedi, si svuota le balutte e va lì, lancia. Fare prove di lancio qua, vedi, tac. Io manco la vedo la pallina. No, non puoi andare dentro te. Sì, appunto, se ma ti vedi come sei conciato. Cioè, voglio solo farvi notare. Stasera ti devo rasare i capelli. Infatti, adesso andiamo a questo capello. Allora adesso, io vabbè, me li spazzolo perché stasera devo fare la doccia e lavare i capelli, quindi bello che siano già belli spazzolati. E adesso avete le grinfie. No! I capelli. Aiuto! Pronti? Dai, andiamo. Stasera la Elena mi fa gli spaghetti alla carbonara. Tanta roba. A sud di Umea, non so se siamo ancora in Lapponia, forse non più, eh. No, questa, non è Lapponia. Non è più Lapponia. Credo di no, perché l'Ulea sì, è ancora Lapponia. Comunque siamo sul Mar Baltico, che non ci eravamo mai fermati sul Baltico l'altra notte. La Svezia l'abbiamo dovuta fare di corsa per rientrare. E cioè quest'anno ce la prendiamo un pochino più con calma. Oh! Oh, ma la corrente c'è! Eh sì, sennò come fa a funzionare il phon? Ho capito, ma se poi salta, cioè, nel senso se salta non facciamo capire! È che non funziona più il phon? Si stacca tutto? Che domanda, madò! Passing by, life is good, best I've ever felt.